Benvenuti a tutti nel mondo dell'arte e delle sue opportunità. Benvenuti a tutti nel mondo dell'arte, sembra una frase veramente facile. Molti parlano di arte, della sua poesia, dei bellissimi racconti che stanno all'interno di una tela, ma pochi, pochissimi hanno l'ardire e le competenze per poter parlare di arte e di investimenti. La valorizzazione, il recupero, la certificazione, la documentazione autentica e inequivocabile, ministerialmente riconosciuta e a livello internazionale riconosciuta, che possa dare a te, collezionista, privato, imprenditore, azienda, chiunque tu sia, la possibilità di avere la certezza che ciò che hai e che magari vuoi vendere o ciò che vedi e vuoi acquistare sia a tutti gli effetti l'asset giusto su cui investire a medio, lungo termine, anche breve tante volte. Il mercato dell'arte è un mercato che non chiude mai. È un mercato aperto da secoli e per secoli rimarrà aperto. È una produzione di qualcosa che non termina, perché gli artisti ci sono e ci saranno sempre, ma bisogna rivolgersi ai professionisti giusti per poter sapere su cosa investire, in che preciso momento farlo e perché ne vale veramente la pena. Il concetto però è rivolgersi a qualcuno che abbia uno storico importante alle spalle, quindi che sia assolutamente credibile nelle parole che dice e che possa rispondere a tutte le tue domande nel modo migliore possibile. Questi esperti sono tanti e soprattutto lavorano in gruppo, in un gruppo di esperti di settore che per dipartimento sapranno sempre dare tutte le risposte legali, fiscali, di trend di mercato legate esclusivamente alla tecnica artistica, agli artisti, agli emergenti, agli storicizzati, chiunque, in modo tale che tu possa trovare esattamente l'asset di tuo interesse e fare di quell'asset un investimento importante per te e per tutta la tua famiglia, i tuoi avi e chiunque poi beneficerà di quello che tu avrai acquistato grazie a una consulenza professionale ben precisa. Stiamo parlando di aspetti legali che sono legati anche alla defiscalizzazione nel mondo dell'arte, anche a dei benefit che fanno parte all'interno del mondo culturale, di donazioni e una serie di altre normative che non sto ad elencare qua in un breve video, ma a cui sapremo dare tutte le risposte del caso. Tieni presente che quando vai a parlare con qualcuno e gli fai una domanda in merito a un'opera d'arte, magari sa tantissimo di quell'opera e di quell'artista, ma se gli poni una domanda un po' più approfondita potrebbe non essere in grado di risponderti. A quel punto ti trovi in una situazione molto oscura e ti risulta difficile comprendere perché fare quell'investimento oppure non farlo. Invece è proprio rivolgendosi a delle entità che sono grandi e che sono soprattutto costituite da persone valide che tutte quelle domande troveranno delle risposte. So che se avrai letto l'intervista di qualche giorno fa che mi hanno fatto appunto da Art & Investment, saprai che c'è qualcosa di molto grosso che bolle in pentola, che presto vi racconterò e vi racconteremo tutti insieme. Io in questo caso faccio soltanto portavoce, ma sono anche il tuo portavoce, tuo qualsiasi collezionista tu sia, e sono qua per risponderti insieme a tutto il nostro grande team con un board veramente di esperti e professionisti d'altissimo livello. Perciò non ti costa niente rimanere con noi e soprattutto non ti costa assolutamente niente farci delle domande qualora tu necessiti in questo momento delle risposte precise. Rimanete con noi.